Abbiamo tre cervelli che ci permettono di passare dal pensare al fare all'essere. Ogni cervello è il proprio biocomputer individuale, con la propria autonomia e i propri circuiti, la propria fisiologia e chimica. Hanno anche la loro storia, così come il loro senso del tempo e dello spazio. Il primo cervello, la neocorteccia, è il più recente, il più evoluto e altamente specializzato negli esseri umani. E proprio sotto la neocorteccia si trova il cervello limbico, il cervello chimico, il cervello emotivo o cervello dei mammiferi. Ha le dimensioni di un limone ed è il responsabile della regolazione dell'ordine chimico interno. Poi, proprio nella parte posteriore del tronco cerebrale, c'è il cervelletto, il cervello rettiliano. È il cervello più antico della nostra evoluzione. È la sede della mente subconscia. Ora, il tuo cervello è composto da circa 100 miliardi di neuroni. Le cellule nervose possiedono la capacità unica di immagazzinare e comunicare informazioni tra loro. Quindi la tua neocorteccia, il tuo cervello pensante, è la sede della tua consapevolezza cosciente. In questo momento mi stai ascoltando con la tua neocorteccia. E ciò che la neocorteccia ama fare è raccogliere informazioni. E ogni volta che impari qualcosa di nuovo, crei una connessione sinaptica nel tuo cervello pensante. Ecco cos'è l'apprendimento: imparare a creare nuove connessioni. E ogni volta che impari qualcosa di nuovo, il tuo cervello cambia fisicamente. Quando leggi un libro, il tuo cervello ha letteralmente potenziato il suo hardware per riflettere un nuovo livello mentale. Il principio delle neuroscienze dice che le cellule nervose che si attivano insieme sono collegate tra loro. E quando inizi ad apprendere nuove informazioni, le colleghi biologicamente alla tua architettura cerebrale. Quindi, se l'apprendimento è creare nuove connessioni sinaptiche, allora ricordare è mantenere e sostenere quelle connessioni. E proprio come ogni relazione, più sei in grado di comunicare, più sei in grado di legarti. E i neuroni funzionano esattamente allo stesso modo. Ora, una volta che questi neuroni iniziano a attivarsi e collegarsi insieme, formano effettivamente delle reti, quelle che i neuroscienziati chiamano reti neurali. Le reti neurali sono solo bande di neuroni che si sono attivati e collegati insieme per formare una comunità di connessioni neurosinaptiche. Potrebbe essere correlato a un'idea, un concetto, un'esperienza di memoria, un'abilità, un comportamento o un'azione. Ma queste reti hanno in realtà una componente elettrochimica. E se vuoi vedere la mente in azione, allora guarda questo. Questo è un pensiero. La definizione neuroscientifica di mente è: la mente è il cervello in azione, la mente è il cervello al lavoro, la mente è ciò che fa il cervello. E poiché abbiamo 100 miliardi di neuroni apparentemente collegati, possiamo attivare il cervello in sequenze diverse, in schemi diversi e combinazioni diverse. E ogni volta che facciamo funzionare il cervello in modo diverso, allora cambiamo la nostra mente. Quindi, una volta che hai capito qualcosa intellettualmente, lo hai capito teoricamente e lo hai capito filosoficamente, se prendi ciò che hai appreso intellettualmente nel tuo cervello pensante e lo applichi, lo personalizzi, lo dimostri, significa che dovrai modificare il tuo comportamento in qualche modo. E se cambi le tue azioni e fai qualcosa di diverso, avrai una nuova esperienza. Ora, quando sei nel bel mezzo di un'esperienza, tutto ciò che stai vedendo, annusando, assaporando, sentendo e ascoltando, tutti i tuoi cinque sensi stanno raccogliendo queste informazioni vitali dall'ambiente. E mentre inizi a elaborare tutte queste informazioni, queste tornano di corsa nel tuo cervello e giungle di neuroni iniziano a organizzarsi in schemi. Nel momento in cui questi neuroni si mettono in posizione, il cervello rilascia una sostanza chimica e quella sostanza chimica si chiama sentimento o emozione. Perciò l'esperienza arricchisce neurologicamente i circuiti del tuo cervello e poi produce una sostanza chimica che viene rilasciata nel secondo cervello, chiamato cervello limbico o cervello emotivo. In questo modo riesci a ricordare il tuo primo bacio, riesci a ricordare di esserti laureato e puoi ricordare la nascita del tuo primo figlio. E potremmo dire che sei stato alterato da quelle esperienze.
Il problema però è che non riesci a ricordare quello che hai mangiato la sera prima. E questo succede perché la routine induce il cervello a non essere presente. Potremmo dire che quando ti sei ritrovato nel mezzo di un'esperienza, tutto ciò che vedevi e sentivi ha cambiato il tuo stato chimico interno. E nel momento in cui ti sei sentito alterato internamente, il tuo cervello si è svegliato e hai prestato attenzione a chiunque o qualunque cosa l'avesse causato, e quell'evento in sé per sé è chiamato memoria. Ora, supponiamo che tu abbia letto il libro Dal perdono alla compassione all'amore incondizionato e che tu abbia deciso di leggerlo due volte. E mentre inizi a rivedere queste informazioni nella tua mente, a contemplarle e a riflettere su te stesso, inizi a far sì che quei neuroni si formino in reti per riflettere un nuovo livello mentale. Inizi a parlare con i tuoi amici di ciò che hai imparato, inizi a sviluppare relazioni a lungo termine in questi neuroni. E ora tutti sono impressionati dalle tue conoscenze, stanno bussando alla porta del tuo ufficio e ti stanno chiedendo aiuto. E tu stai risolvendo i problemi di tutti, le cose stanno andando davvero bene. E mentre torni a casa dal lavoro, all'improvviso tua moglie ti dice che è il compleanno di tua suocera. Così ti fermi sul ciglio della strada e pensi: oddio, mia suocera! Ha ferito i miei sentimenti 10 anni fa. E così inizi a ricordare che in passato, nella relazione con tua suocera, hai avuto dei momenti piuttosto stressanti che ti hanno segnato emotivamente. Ora, lo stress è quando il tuo corpo perde l'omeostasi. Lo stress è quando il tuo corpo perde l'equilibrio. Perciò, quando vedi un leone, inizi ad attivare un sistema nervoso primitivo. Ma può anche non essere un leone, puoi vedere tua suocera e produrre lo stesso identico effetto. Adesso facciamo un passo avanti. Non deve essere nemmeno l'aspetto fisico di tua suocera. Puoi iniziare a pensare a certe cose e autosuggerirti pensieri che di conseguenza attivano lo stato di stress solamente tramite i pensieri. Il tuo corpo è la tua mente inconscia. Non conosce la differenza tra l'emozione che viene prodotta tramite l'esperienza reale e l'emozione che invece si fabbrica dal pensiero stesso. Il corpo, in ogni caso, crede di essere in quell'esperienza. E nel momento in cui il cervello limbico inizia a formare una miscela di neuropeptidi, inizia a segnalare i centri ormonali e hai una scarica di energia per prepararti a questo evento, che sia reale o immaginario. Ed è il momento in cui ciò accade che il sistema di attacco e fuga si attiva, facendo dilatare le pupille, seccare la bocca, e all'improvviso la frequenza cardiaca inizia a cambiare. La frequenza respiratoria cambia e il sangue viene inviato alle estremità. E adesso sei pronto a combattere con tua suocera o non andare a cena. Combattere o scappare. Quindi ciò che una volta era altamente adattivo, all'improvviso è disadattivo. Perché quando attiviamo la risposta allo stress, allora siamo vulnerabili rispetto alle malattie. Allora sei seduto sul ciglio della strada e pensi: oh, ho letto il libro sulla compassione. Dannazione! E nel momento in cui inizi a pensare a come puoi reagire, succede qualcosa di molto naturale. Inizi a pensare a quello che stavi pensando. Inizi a prestare attenzione a come stai reagendo. Inizi a notare come ti senti. E quel concetto, nelle neuroscienze, è chiamato metacognizione. Possiamo osservare chi eravamo. E poiché possiamo osservare chi eravamo, possiamo modificare i nostri comportamenti per fare un lavoro migliore nella vita. Perciò il lobo frontale è la sede della tua consapevolezza, è la casa del me e te. E quando inizi a pensare a chi non vuoi più essere, il lobo frontale agisce come un controllore del volume e perciò inizia ad abbassare il volume e i circuiti nel tuo cervello che sono collegati al vecchio sé. E mentre inizia a mettere a tacere quei circuiti che sono collegati al vecchio livello della mente, beh, quel livello della mente non si accende più e lo stai osservando invece di parteciparvi. E mentre inizi a mettere a tacere quei circuiti, le cellule nervose, che non si attivano più insieme, non vengono più cablate insieme. E inizi ad abbattere biologicamente i circuiti nel tuo cervello che sono collegati al vecchio sé e alla vecchia mente. Ora, mentre sei seduto sul ciglio della strada, pensi: quale conoscenza potrei applicare in questa situazione da ciò che ho imparato nel libro?
E quando inizi a pianificare le tue azioni e inizi a pensare a un nuovo modo di essere e perciò inizi a metterti nell'equazione, il tuo cervello inizia naturalmente ad attivare nuove sequenze, nuovi schemi e nuove combinazioni. E ogni volta che fai funzionare il tuo cervello in modo diverso, stai cambiando la tua mente, perché la mente è il cervello in azione. E quando il cervello inizia ad attivarsi in nuovi modi e si produce un nuovo livello mentale, le cellule nervose che si attivano insieme si collegano tra loro e si inizia a installare l'hardware neurologico prima dell'esperienza effettiva. Ora hai dei circuiti attivi da usare quando partecipi a quella cena. Dunque, mentre ti chiedi cosa sia la compassione, inizi a ricordare tutte queste diverse cose che hai imparato nel libro. Ed il lobo frontale, come un grande leader sinfonico, inizia a sincronizzare questi circuiti. E quando inizi a produrre un certo livello di coerenza, un certo livello di mente, il tuo cervello crea naturalmente un ologramma o un'immagine. E quell'immagine diventa la rappresentazione interna di ciò che userai quando parteciperai a quella cena. Ed è quella che chiamiamo intenzione. Ora c'è un rimescolamento davvero unico che avviene in un modo microscopico tra i diversi circuiti del cervello. Tu stai cercando di accendere questo nuovo pensiero chiamato compassione. Ma ricorda che hai acceso e cablato tutti questi altri circuiti basati sugli ultimi 10 anni, quindi mentre inizi ad attivare questo nuovo pensiero, tutti questi altri pensieri dicono: tu odi tua suocera, non vuoi andare a quella cena, perché non inizi domani? Questo non è un buon momento per farlo. Ma se persisti con una certa energia e riponi la tua intenzione dietro quel pensiero, prima o poi quel pensiero sarà la voce più forte e chiassosa nella tua testa. E nel momento in cui diventa la voce più forte nella tua testa, il cervello deve sigillare quel circuito in modo permanente. Allora, quando la sequenza scarica il neurone dalla fessura presinaptica alla fessura postsinaptica, c'è una colla che sigilla il circuito chiamato fattore di crescita neurale e viaggia nella direzione opposta. Ma c'è solo una certa quantità di quel fattore di crescita neurale. E così inizia a rubare la colla ai circuiti vicini. E quando ciò accade, il ricordo di tua suocera che ha ferito i tuoi sentimenti 10 anni fa deve scomparire. E scompare anche il pensiero che la odi. Se ne va l'impazienza, scompare l'intolleranza. E l'unico segnale che viaggia verso quel neurone si chiama compassione. Ora, ogni luogo in cui un neurone si connette con un altro neurone è un ricordo. Quando ciò accade, inizi a eliminare biologicamente e neurologicamente la vecchia memoria dal vecchio sé. E questa è la scienza per cambiare la mente. Adesso, torni in strada, fai un'inversione a U. Stai andando alla cena, stai ricordando a te stesso chi non vuoi più essere, mettendo a tacere quei circuiti nel cervello. Inizi a pensare a chi vuoi essere in base alle conoscenze che hai appreso e stai preparando il tuo cervello prima dell'esperienza reale. Perciò arrivi alla cena e fai in modo che i tuoi comportamenti corrispondano alle tue intenzioni, le tue azioni corrispondono ai tuoi pensieri, fai lavorare la tua mente e il tuo corpo insieme, esattamente come dice il libro. E nel momento in cui accade, all'improvviso provi compassione. Nel momento in cui il tuo cuore inizia ad aprirsi e provi compassione, stai insegnando al tuo corpo emotivamente a capire ciò che la tua mente ha capito intellettualmente. La parola si fa carne e il cervello limbico produce un nuovo lotto di peptidi che vengono segnalati al corpo. E inizi letteralmente a cambiare la tua espressione genetica, perché ci sono nuove informazioni che arrivano al gene. Ed epigeneticamente noi segnaliamo i geni dall'ambiente. E stai cambiando il tuo tessuto perché stai insegnando chimicamente al tuo corpo a capire ciò che la tua mente ha intellettualmente e filosoficamente compreso. Ma non basta farlo una volta. Non puoi perdonare tua suocera una volta e aspettarti che il tuo corpo l'abbia capito. Devi essere in grado di ripetere l'esperienza. Devi essere in grado di farlo ancora e ancora. Devi farlo così tante volte che non devi neanche più pensarci.
E quando lo fai più e più volte, condizioni neurochimicamente il corpo a memorizzare la compassione come ha fatto la mente cosciente. E quando ciò accade, quando la mente e il corpo lavorano insieme, attivi quel terzo cervello chiamato cervelletto. Ed ora l'hai praticato così tante volte che sai come farlo, ma non sai perché sei in grado di farlo. È automatico, è naturale, è facile, è un'abitudine, un'abilità, è un comportamento automatico. E quando arrivi a questo livello di memorizzazione, un ordine chimico interno adesso è così innato in te che è quello che sei. Quando arrivi a quel punto in cui nessuna persona, nessuna cosa, nessuna esperienza può rimuoverti da esso, perché hai sostenuto quel livello di coerenza, è allora che sei in uno stato d'animo. E così, per trasformare il mondo, dobbiamo trasformare noi stessi. E quando siamo in quello stato d'essere, diamo alle persone il permesso di fare lo stesso.